Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come la nuova opinionista del Grande Fratello lapidaria sul reality show condotto da Alfonso Signorini. Ecco cosa ha detto. Da qualche settimana ha preso il via su Canale 5 la nuova edizione del Grande Fratello. Il reality show che anche quest'anno vede alla conduzione Alfonso Signorini, direttore del settimanale Chi. Ad affiancarlo nel ruolo inedito di opinionista c'è la giornalista del TG5 Cesara Buonamici, che ha preso il posto che l'anno scorso era stato di Sonia Bruganelli e Orietta Berti. All'angolo social, invece, c'è la figlia di Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia, Rebecca, già speaker per Radio 105. Quest'anno il presidente di Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha deciso di cambiare rotta rispetto alle edizioni passate del reality e per questo ha richiesto che si utilizzassero toni più bassi, senza sfociare nell'aggressività fisica e verbale come era accaduto l'anno scorso. Un ritorno quindi alla normalità e per questo motivo a riempire la casa del Grande Fratello non sono più solo concorrenti famosi, ma anche persone comuni che nella vita non lavorano nel mondo dello spettacolo, ma svolgono lavori normali come l'operaia, la fotografa o l'ingegnere. Cesara Buonamici opinionista al Grande Fratello. La scelta di puntare su Cesara Buonamici come nuova opinionista del Grande Fratello è stata per molti una sorpresa. La giornalista, infatti, conduttrice del TG5 si è sempre mostrata una figura piuttosto austera e istituzionale, poco incline a far parte del mondo dello spettacolo e dei programmi di intrattenimento. Eppure in queste prime settimane di diretta, Cesara ha colpito positivamente i telespettatori del reality che sui social hanno sottolineato come la giornalista si sia mostrata capace di cambiare registro e adeguarsi ad una situazione più informale e rilassata come quella del reality show. Allo stesso tempo ha dimostrato di conoscere le dinamiche del gioco e di essere informata sulle vite dei concorrenti, che sorprende con domande puntuali e a volte pungenti. Non sempre però l'opinionista ha avuto un'opinione positiva del reality. Da quando Cesara Buonamici è diventata opinionista del Grande Fratello sono emerse alcune vecchie interviste che la giornalista aveva rilasciato, nelle quali si esprime negativamente sul reality show. In particolare, sui social sta girando un video relativo ad una vecchia intervista a Cesara fatta dalle Iene nella quale Cesara risponde negativamente alla domanda se parteciperebbe mai al reality. No per carità, è stata la lapidaria risposta della Buonamici alla domanda, che però si riferiva alla possibilità di condurre il programma o parteciparvi nelle vesti di concorrente. Cesara, infatti, ha accettato di fare l'opinionista nel reality. Un ruolo diverso sia dall'essere concorrente che conduttrice.